Eccoci qui ragazzi, il vostro Diablotex prontissimo per continuare questa collaborazione con Plyon Italia, quindi dove io giustamente ringrazio tutto lo staff di Plyon Italia per avermi concesso l'onore di portare Babylon's Fall sul mio canale YouTube, per avermi inviato un codice di Babylon's Fall in versione PlayStation 5 da condividere con tutti voi questa fantastica serie. Sì, possiamo continuare, possiamo proseguire, quindi ancora un ringraziamento a Plyon Italia, un ringraziamento a Square Enix, compresi tutti gli iscritti e non iscritti che comunque mi seguono sul mio canale YouTube. Allora, detto questo, possiamo continuare. Sì, qui credo che non ci sia più nulla da fare. Ok, possiamo andare avanti, non con la storia principale, ma con queste missioni che ora qui si apriranno al momento, e vediamo un po' cosa se riusciremo a riusciremo sicuramente a portarle avanti. Vediamo un po' se magari farò un 3 o 4 stage in questo gameplay, non lo so, questo lo scopriremo tra poco insieme senza tanti problemi. Quindi ora iniziamo questo gameplay, tanto sono super potenziato, sicuramente più del dovuto per quanto riguarda questo stage, però poi non è importante, è importante far capire ai nemici chi comanda e poi andiamo avanti. Insomma, anche qui non è molto breve, no, non è uno stage molto breve, vabbè, comunque iniziamo bene. Sì, vediamo se qui c'è qualcosina da prendere. No, non c'è nulla. Io ho sempre la speranza di trovare qualche forziere, magari anche bello sostanzioso, però non è che succede sempre. Allora, questa zona non è che non la conosco molto bene, questa zona, sinceramente. Via. Ok, ho fatto anche una piruletta, ragazzi, non so se avete visto la differenza. Insomma, allora vediamo un attimino. Sì. Capitolo 1. E beh, era ora che iniziavamo, insomma, eh. Ok. Bene. Molto 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 bene. Molto interessante, sì. Interessantissimo, direi. Ok, l'importante è divertirsi, poi vediamo il resto. Ullala, molto molto interessante, sì. Ok, sì, vabbè, smettiamola però, smettiamola, perché se poi si prendono troppa confidenza non va mai bene, quindi dobbiamo limitare un attimino la confidenza verso questi, diciamo, chiamiamoli anche pagliacci, perché sono pagliacci, perché tanto li butto giù come se non ci fosse un domani. Ok, bene, stavo sistemando un attimino le cuffie, vi chiedo scusa. Eccoci qua. Eccoci qua, sì sì. Aha, e adesso? Va bene. Va bene. Va molto bene. Va molto molto bene. Ok, ci siamo qui, ci siamo, sì. Ci siamo alla grande qui,
Allora, io sono molto abbastanza potenziato, ma lo vedete, quindi non ho timore di questa gentaglia che mi si presenta qui avanti, sinceramente, che loro cercano di attaccarmi, sinceramente mi fanno un baffo, ecco. Ok, via, andiamo. Bene, bene così, eh. Molto, molto bene. Va bene. Io vado giù, eh. Vai, capitolo 2, sì. Godimento puro, via. Puro godimento, ragazzi. Puro godimento. Ed eccoci qui, via. Andiamo. Ma tutti questi lupi qui? No, io amo i lupi, ragazzi. Quindi da una parte, anche se sono nemici, in questo caso mi dispiace che devo comunque sconfiggerli. Però, purtroppo. E dico purtroppo. Va bene. Va bene. Ok. Ullala. Ragazzi, qui è apparso un forziere, quindi mare. Ah, ok, no, no, un attimo. No, credevo che ero morto, eh. Oramai credevo che ero passato veramente a miglior vita, quindi. Ah, ho indovinato anche la strada corretta. Ottimo. Ottimo, ragazzi. Via, andiamo, andiamo. Andiamo alla grande qui perché è veramente. Purtroppo siamo quasi alla fine del livello, però non ci interessa, l'importante qui è non perdere, perché poi se perdiamo, insomma, il tempo perso non piace a nessuno, no? Vediamo un attimino. Eccoci qua, via. Benissimo, ragazzi, benissimo. Sì, però, dai, su. Cerchiamo di fare tutto per il meglio qui, eh. Io non capisco questi scarafaggi maledetti qui, perché io li chiamo scarafaggi, non possiamo chiamarlo in altro modo, eh. Fanno anche abbastanza schifo, diciamo. Un attimino. Ok. Andiamo. Aha. Ma questo qui non è il boss. Eh no. È un nemico così normale che si trovava lì di passaggio e dice: ma sai cos'è? Aspettiamo Diablotex qui perché tanto dobbiamo combattere. Vabbè. Non era il boss, ragazzi, no. Non era noi il boss. E beh, eccolo qui il boss. Però siamo arrivati, eh. Al boss ci siamo. Aha, un branco di lupi. Un branco di lupi, ragazzi, va bene. Ma va bene.
No, va bene così, non vi preoccupate, ci mancherebbe. Vediamo un attimino. Vabbè. Allora, io credo che sarebbe ora di finirla, perché mi stai dando uno fastidio, due, mi stai dando abbastanza fastidio, poi vediamo, eh. Mi stai dando abbastanza fastidio, quindi... Aha, va bene. Allora, io devo pensare al boss principale, poi pensiamo anche al resto, dai. Ripeto, a me dispiace ammazzare i lupi, perché li amo. Cioè, io amo i lupi, quindi... vabbè, buonasera. Allora, se adesso non arrivano altri amici suoi, altri colleghi qui a ad importunarmi, tutto andrà per il verso giusto. Andiamo. Se, vabbè. Ancora. Ancora, ragazzi, vabbè. Ragazzi, io con questo non ce la faccio più, eh. Leggendario? Eh sì, ho riconosciuto il suono, ragazzi, oramai. Il suono inconfondibile del leggendario. Il suono inconfondibile. Ottimissimo così, via, andiamo. Andiamo, andiamo, andiamo. No, no, dobbiamo perdere tempo, ragazzi. Dobbiamo qui... Dobbiamo andare come un treno, eh. Devo andare come un treno. Ok. Cosa mi dai? Vabbè, lo scudo, ma dai. Cosa me ne devo fare dello scudo, ragazzi? Vabbè, dai. Oramai l'abbiamo avuto, va bene così. Va bene. Purtroppo è così, ragazzi. Ci dà lo scudo e basta. E basta. Allora, sono a livello 37 per quanto riguarda... Ok. Allora, via, via. No, no, senza perdere tempo. Qui dobbiamo correre, ragazzi. Qui il tempo da perdere... Io personalmente non ne ho. Non so voi, ma qui dobbiamo correre, ma... ad un punto... Veramente ad un ritmo che voi non neanche immaginate. Finito un livello, boom. Subito passiamo al prossimo. Finisci il prossimo livello, vai. Si va subito all'altro. Dobbiamo vedere fino a che punto io devo portare il mio personaggio a 400 di potenza generale. Non so se arriverà a 400, però i 300 li farò superare sicuramente. Io adesso questo non posso di certo saperlo, perché sono a quota 288 di potenza, ma che riesco a far veramente danno. Allora, vediamo un po'. Ah, qui si parte subito, via. Qui, come per dire, via, si parte, si inizia e andiamo. Vai. Va bene. Ok, sì, sì. No, ma va bene così, ragazzi.
va benissimo in questo modo. Ok. Ah, ne arrivano altri. Ok, ok. Va bene. Va bene. Sì, sì. Non c'è assolutamente problema. Va bene, va bene. Non è un livello molto impegnativo questo, eh? Dal mio punto di vista non è molto impegnativo, quindi... No, ma perché mi mettete davanti i lupi? Poi mi dispiace farli fuori, dai. Non è giusta come cosa, dai. Non è giusta, ragazzi. Io i lupi li amo, non potete mettermi davanti in questo modo, dai. Mettetemi 2000 soldati, quello che vi pare, sentinelle, quello che volete, ma... Insomma... Ok, via, io vado avanti, eh. Io vado avanti. Qui è uno stage abbastanza... Mi piace perché è strutturato bene, cioè nel senso... Si va tutto dritto per dritto, si colpisce, si picchia... Si mena come un fabbro e via, e si prosegue avanti in grande stile, via, andiamo. Tanto qui a perdere è impossibile perché ho una potenza con il mio personaggio che attualmente mi possono solo fare il solletico e baciarmi i piedi, non possono fare altro, quindi... Vediamo un po'. Dov'è qui? Ah, ok. Ma un arco... Ok, un arco con le frecce qui, via. Ah, non arriva lì a colpire? Tanti saluti, Ciccio, eh. Beh. Allora, qui dovrebbe essere... sì, è comparso un nemico che purtroppo, ecco qui, ho del tempo per farlo fuori, però potrebbe darmi... Magari può darmi un po' di equipaggiamento come si deve. Non è scontata la cosa, eh. La cosa purtroppo non è scontata, non è che perché è un nemico così... Solo che di questo passo non so se riesco a buttarlo giù perché... vabbè, comunque. Vediamo un attimo. Ok. Ullala, ullala. Ok, vai. Io vado. No, ma sono arrivato già al boss, ragazzi. Di già.
Cioè, veramente, ma perché mi piazzano avanti sempre i lupi? Io li amo, cioè, non puoi fare così. Per quanto li amo, non è che vado a perdere la battaglia perché... Eh no. In questo caso sono nemici. Non posso farci nulla, mi dispiace. Maremma, ragazzi, che potenza che ho però, Ho una potenza... No, vabbè. Solo il solletico possono farmi qui, Sì, oltre il solletico non possono farmi nulla. Vabbè. Va bene. Niente. Ok. Andiamo. Ok. No, tranquilli che tanto qui riuscirò a fare tutto, è promesso, non vi preoccupate. Via. Non mi dà nulla di buono però, Vabbè. Comunque, ragazzi, è stato un livello semplice, È stato un livello semplice, come lo è stato anche il precedente, quindi non almeno a me personalmente non cambia nulla. È stato un livello un po', non dico banale, però dai, una cosa tranquilla che possiamo, gestibile, sì, veramente una cosa molto gestibile. Vediamo un po', platino, non so. Epico, ok, 3 epici che non ci fa schifo, insomma, Ecco, 2,91, quindi qui pian pianino iniziamo a rettificare bene la situazione. Adesso però stiamo tranquilli, appena finirà il caricamento andiamo subito a prendere un'altra missione. Sì, perché non dobbiamo perdere tempo, ragazzi, qui dobbiamo fare tutto veloce. Oh, ok, 830, via. Vedete, ragazzi, non bisogna perdere tempo, chi si ferma è perduto, via, vedete? Voilà, si va subito qui, senza perdersi d'animo, vedete? Ecco qui, tutto sotto controllo, ragazzi. Allora, a posto, vai. Qui forse sarà più breve la strada, Forse qui sarà più breve, ma questo... Allora, faremo sicuramente questo stage... Poi non so la durata di questo stage, ragazzi, dipende. Alla peggio possiamo farne anche un altro, ma tutto dipende dalla durata di questo stage che andremo ad affrontare in questo momento. Quindi vediamo un po'. Allora, vediamo qui. C'è nulla? No. Lì è tutto blindato, quindi... ma questo è tipo lo stage in precedente, insomma, vabbè. Sì, è tipo quello. Andiamo, va. Iniziamo a combattere e via. Vabbè. Ullala. Tranquilli, Voi state tranquilli che tanto qui ci penso io a risolvere tutto,
Il problema qui lo risolvo io, ragazzi. Voi non vi preoccupate, che tanto... Come si può ben capire, anche qui avrò carta semplice per finire la missione. Anche qui avrò carta bianca senza tanti problemi, via. Sì, sì. Allora, dove si va? Di qui. Ok. Vabbè, non è... la strada da fare, insomma, non è preoccupante al momento, quindi... Ok. Ulala. Epico così. Diciamo che ho fatto fuori un arciere e arriva l'epico. Magari fosse sempre così, ragazzi, sarebbe tutto molto molto più semplice, ma tanto. Dov'è qui? Ah, ok. Anche qui non credo ci metteremo tanto, Credo che potrebbe essere un livello abbastanza fluido da portare avanti, da portare a termine. Vediamo un po'. Nemici occasionali che comunque gli facciamo capire un attimino chi comanda. Gli facciamo capire chi comanda, ragazzi, ma loro lo sanno già chi comanda, e che bisogna ogni tanto solo farlo capire, farlo così, metterlo in chiaro, ma altrimenti... Bisogna metterlo in chiaro, Sì. Capitolo 2, ragazzi, va bene. Ma va bene. Ma va bene. Sì. E continuano qui con i lupi, Continuano con i lupi. Loro devono continuare con i lupi qui, Ok. Andiamo. Bene, molto molto bene. Queste sono delle mummie, sì, una sottospecie di mummie. Io vado, Anche qui come boss ci sarà qualche lupo? Non lo so, vediamo. Lo scopriremo, tanto.
Spero di no, perché non voglio distruggere altri lupi, ragazzi. Non mi dispiace molto ammazzare dei lupi qui, però. Allora, scorpioni di ghiaccio. Vabbè, tutto di ghiaccio qui, eh. È tutto di ghiaccio, ragazzi. Quindi possiamo anche mettere una bevanda un po' calda che si rinfresca sicuramente. Non è che... Comunque a me il titolo diverte, quindi... In molti disprezzano questo titolo, ma io sinceramente lo amo e anche tanto, altrimenti non stavo ancora giocando a questo titolo, eh. Allora, ok, no, stiamo andando bene un attimino, eh. Tutto sotto controllo. Datemi tempo un attimo qui di andare qui. No, non c'è nulla. Vabbè, andiamo avanti. Tanto adesso arriva il boss. Non è lui il boss, ragazzi, è come prima, stessa situazione, pari. Prima è gigante, poi... E poi forse arriverà il boss principale, quindi... Vai. Tanti saluti, eh. Vai, adesso arrivano i lupi, sono convinto anche questa volta, eh. Tanto oramai si è capita che... È la tana del lupo qui, non... ho detto io. Oramai è questa. La tana del lupo, ragazzi. Eh beh, andiamo. Andiamo. Ed ecco la tana del lupo. Via. Sì, vabbè, dai, andiamo su. Ce la posso fare? Basta però, dai. Se magari la smetti, perché stai facendo un po' troppo il prepotente, sarebbe la cosa più sensata che potresti fare, sì. Tanto non hai speranze contro di me, e questo lo sappiamo. Va bene. Vai, dammi il leggendario, su. Andiamo. Se magari, magari... Ragazzi, è stato un capitolo, un gameplay veramente, dai, abbastanza, un gameplay abbastanza buono. Ci siamo divertiti, io mi sono divertito soprattutto. Poi nei prossimi gameplay andremo avanti, ma qui da fare, secondo me, c'è ancora veramente, veramente, veramente tanto, eh. Allora, sì, vediamo un po'. Certo. Vabbè, dai, 4 epici, non... attualmente non mi lamento, ecco. Se le cose sono messe così, non mi lamento affatto. Quindi, allora, vediamo un attimino. No, è che devo... avrei un po' da fare oggi, quindi... Allora, vediamo un po'. Vediamo un attimino se posso... No, non credo che sono salito di livello e posso prendere... Magari prima di chiudere il gameplay, ragazzi, andiamo a vedere le missioni che ho... portato a termine e vediamo quelle che posso accettare, così almeno chiuderemo questo gameplay in questo modo. E poi vediamo un po' se qualcosa l'ho concluso. Sì, qualcosina sicuramente. Vediamo un po', eh. Ok, mentre qui
Non tutto, ma qualcosa anche qui è fatta, eh. Ok. Allora, qui abbiamo tanto da fare. Allora, qui possiamo andare. Ragazzi, sapete cosa facciamo adesso? Quasi quasi. Non quasi quasi. Lo facciamo, sì. Un attimo, eh. Intanto qui andiamo a... vediamo un po'. Ah no, io ho annullato la missione. No, non devo annullarla. No. Mea culpa, via. Allora, andiamo a craftare questi 5 oggetti che... così a caso, eh. E così almeno mi prendo quelle 15 borraccette marroni che mi occorrono, perché sono tanta tanta roba, 15 bocce di quelle marroncine che poi mi serve per potenziare. Allora, craftiamo, via, vediamo le spade qui, vediamo che spade. Di materiali ne servono abbastanza, quindi anche un po' di crediti, però. Sì. Siamo a quota 3, ragazzi, 4. E lo so che sto consumando materiali così, ma chi se ne frega? Prendo 15 bocce di quelle che mi occorrono. Ok, missione completata, quindi adesso andiamo un attimino a rettificare il tutto e poi chiuderemo il gameplay, anche perché innanzitutto qui abbiamo... ho da prendere questo, via. Ok. Che bello, ragazzi, che bello. Andiamo a prendere il premio che mi occorre, via. Dov'è? Qui? Eccolo qui, ragazzi, vai. E beh, 15 boccette di quelle, tanta tanta roba, ragazzi. Allora, sì. E vabbè, 41 ragazzi. No, fermi tutti, 39, 40. Ok, vai. Che figata. Allora, possiamo chiudere qui questo gameplay di Babylon's Fall in collaborazione con Playon Italia. Io e il vostro Diablotex qui presente. Come sempre ringrazio tutto lo staff di Playon Italia per questa bellissima collaborazione, per avermi inviato un codice di Babylon's Fall in versione PlayStation 5. Ringrazio come sempre tutto lo staff di Square Enix, tutti gli iscritti che mi seguono sul mio canale YouTube, iscritti e non iscritti. Ciao a tutti, ragazzi, alla prossima, restate qui sul mio canale perché ci divertiremo e andremo avanti come non mai. Ciao a tutti e alla prossima, ragazzi.